successivo spazio, che è quello con Claudia Sterzi, Gianni Colacione, che in questo momento dovrebbero essere entrambi in collegamento. Li stiamo chiamando. Intanto togliamo la scritta Radical Bar. Pronto, Gianni e Claudia, ci siete? Pronto, Gianni, Oh, ci quale siamo. magnifica inquadratura! Facciamola subito vedere, così guardate qua che fiori. Claudia Sterzi e Gianni Colacione con alle spalle un manifesto, fai una scelta antiproibizionista, che è la migliore che si addice. Allora, io vorrei che questo spazio fosse condotto da voi, e vorrei limitarmi, se voi siete d'accordo, ad essere il latore delle eventuali domande dalla chat. E quindi per questo lascio subito a voi la parola. Se sono previsti dei collegamenti, ditemi voi quando farli, io sono qui a vostra disposizione. Quindi la parola a Claudia Sterzi e Gianni Colacione. Vado? Certo. Allora, salve, buongiorno. Il collegamento poi te lo chiedevo col weekend, perché in realtà ieri c'è stata una giornata così impegnativa per me con l'assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti che non ho stretto nessun contatto, lo confesso in diretta. Avrei dovuto trovare contatti per oggi, invece non ce n'è nemmeno uno, siamo noi due. E avrei piacere comunque durante la trasmissione, poi a un certo punto, di sentire anche Riccardo. Non so se lui ha sentito o no l'assemblea di ieri, per cui magari prima ne parliamo un pochino. E poi dopo, quando ha sentito quello che abbiamo da dire, volevo fargli una domanda anche a lui, se voleva poi far parte di quello che è uscito dall'assemblea. E mi fai domande? Facciamo Sì, a... allora, Dai, intanto, conduci. Gianni conduce. ieri abbiamo appunto assistito in veste sia di, ho assistito in veste sia di iscritto all'Associazione Radicale Antiproibizionista che, diciamo, di inviato speciale, tra virgolette, di TV Radicale. C'è stata un'affluenza, diciamo, non fortissima, però degli interventi molto interessanti. Tanto per dare, diciamo, un pochino l'idea sui vari argomenti di cui abbiamo parlato e sulle presenze, diciamo, anche interessanti. Abbiamo avuto la presenza, intanto molto caratteristica del Divino Telma, al secolo non mi ricordo come si chiama, Dottor perfetto, Marco Belelli, il quale peraltro è emborghese, quindi è il dottor Marco che Belelli, sì, deve, non è il Divino perfetto, Telma. lo so, sì, è vero, io sono un pochino, diciamo, suggestionato dall'immagine pubblica. Certo. Che comunque ha presentato delle argomentazioni interessanti sul diritto, diciamo, di utilizzare le sostanze cosiddette, insomma, droghe, insomma, sappiamo, Stupefacenti o stupefacenti psicotrope. a fini rituali. Su questa cosa, poi, tra le altre cose, TV Radicale sarà presente con un'intervista, diciamo, mirata a lui, in separata sede, tra virgolette, e che poi appunto manderemo e vi illustreremo. È appunto un punto di vista abbastanza interessante. Poi abbiamo avuto l'intervento di Filippo, diciamo come portavoce, non rappresentante, portavoce dei coltivatori e di tutti coloro, diciamo, che sono presenti nel business, se vogliamo, della coltivazione e tutti gli accessori che occorrono, quindi tutti i vari negozi che sono in modo anche abbastanza capillare presenti sulla penisola, e sono parecchie migliaia, se non sbaglio, qualche Sì, lui migliaia. in particolare ha una rete di 5.000 Quindi, insomma, è persone. una voce che importava, un portavoce di una serie di persone, insomma, un gruppo di persone abbastanza numeroso che ha presentato un panorama, diciamo, uno scenario parecchio problematico, parecchio triste, quello di una presenza, un grande fratello che è lo Stato nelle sue emanazioni Sì, poi repressive. con l'aspetto proprio della presunzione di reato, Ecco, perché lui infatti. vendono semi, vendono lampade, per cui bisogna presumere che ci sia un reato, perché in realtà il fatto in sé di vendere semi non costituisce Sì, reato. diciamo che questo scenario era riassumibile in un episodio praticamente che è stato appunto stigmatizzato e presentato da Filippo, che è l'episodio di una perquisizione a tappeto in tutta Italia, scattata in contemporanea, mi sembra per un 120 persone, qualcosa del genere, tutti quanti accomunati dal semplice fatto di aver acquistato o semi o materiali accessori per la coltivazione all'interno delle abitazioni della canapa. Tutti in contemporanea, quindi uno sforzo dalle procure, da parte degli organi di polizia, dei carabinieri e così via, e anche quindi ovviamente Una una spesa spesa economica non economica indifferente. esorbitante, direi, per le povere casse di questo paese, che poi tra le altre cose ha sortito degli effetti abbastanza miseri, perché poi
diciamo, come violazioni di legge se ne sono trovati intorno al 10%, quindi pur motivata tra le altre cose, appunto, la cosa più deleteria dalla presunzione di colpevolezza, cioè il fatto di pensare che tutta questa gente operasse uno spaccio per il solo fatto di aver frequentato questi negozi, di aver comprato spesso online. Quindi poi ci sta anche il discorso un po' della riservatezza dei dati, questi dati che poi... Sì, che in teoria, voglio dire, te puoi avere accesso ai dati, giustamente, le forze dell'ordine, quando c'è in realtà un reato. Infatti, esattamente. Tu c'è soltanto la presunzione del reato. Esattamente. Per cui alla fine c'è anche da dubitare che ci sia una legittimità. Poi chiaramente i carabinieri, quando sono comandati di farlo, fanno quello che vogliono. No, chiaro. Però ovviamente... comunque andare a chiedere a un sito poi internet, che magari opera anche fuori dal territorio nazionale, o per sapere, poi fra l'altro sono... Loro hanno preso gli indirizzi per questa operazione che ha riguardato migliaia di persone in tutta Italia, perché lui raccontava un episodio isolato. Per questa operazione loro hanno fatto un'indagine su 4 siti, quando questi siti sono 3.600, cioè anche una cosa che poi alla fine risulta in persecuzione del terrorismo, ma anche nella loro ottica non dà realmente un risultato. No, infatti. Perché bastava prendere parlavo di Grande Fratello proprio in questo senso. C'è una presenza poi sul web che un po' esula anche da un po' dalla legalità, perché... uno spionaggio in realtà, ecco, proprio uno spionaggio vero e proprio, che poi tra le altre cose anche dal punto di vista proibizionista sortisce degli effetti abbastanza miseri. Vedremo anche lui su un'intervista su TV Radicale, perché l'abbiamo intervistato, e volevo in questo momento sollecitare Claudio su una cosa che non ho sentito appunto ieri durante l'assemblea, che era una cosa interessante che riguardava appunto la notizia che avevo letto, e che secondo me appunto era uno dei tanti danni derivanti dal nostro proibizionismo e dal proibizionismo anche di altri paesi, ovviamente, che riguardava il fatto che in Olanda volevano, che sappiamo appunto è abbastanza che sappiamo appunto l'Olanda essere un paese abbastanza tollerante, hanno deciso di proibire praticamente la possibilità di frequentare i vari coffee shop, adesso non so bene come si chiamano questi locali dove è possibile i consumi appunto coffee shop. A coloro che non sono residenti, perché effettivamente c'era appunto questa migrazione. Ci puoi illustrare un pochino questa molto cosa? Volentieri. Quindi parliamo dell'Olanda, e quindi diciamo buongiorno in olandese a tutti i nostri ascoltatori. Dag, chi è stato Amsterdam, risusciterà una serie di ricordi questo Dag. Ma Claudio è cittadino del mondo, quindi io ne sono stata qualche volta, ci ho portato tutte e due mie figlie a Amsterdam, perché pensavo che fosse veramente un'esperienza interessante per loro. E vedere un paese così diverso dall'Italia, dove a parte il discorso appunto della diversa maniera di affrontare il problema delle droghe, anche te hai una diversa maniera di affrontare il problema della prostituzione, ben diversa, per cui la vecchia chiesa, l'Old Church, accanto ci sono le vetrine con le lavoratrici del sesso in vendita, e quindi proprio una maniera diversa, specialmente per i miei figli che erano cresciuti nella provincia italiana, perché sono cresciuti a Arezzo, secondo me era una bella apertura che io riproponevo comunque, quindi ci sono andata... Ci ho portato in pellegrinaggio tutti e due figli. Va bene, a parte questo, l'Olanda ultimamente c'è stata una nuova legge che stabilisce che, mi sembra a partire da dicembre, per cui non è ancora effettiva, però è già votata, è già decisa, la vendita nei coffee shops sarebbe esattamente vietato, come dicevi te, ai cittadini non residenti. Questa è una misura che fu presa anche dalla Svizzera in un certo periodo, e si riferisce a un problema che l'Olanda ha sempre sollevato. L'Olanda ha sempre sollevato il problema che, avendo lei non legalizzato, perché poi affrontiamo anche il problema di come l'Olanda ha legalizzato, perché in realtà non ha legalizzato, ma avendo reso possibile, diciamo, il consumo nei coffee shops e anche la vendita, si è trovata ad avere poi, appunto, come dici te, l'effetto negativo di tutto quello che è il proibizionismo europeo, perché ci sono migliaia di giovani che il fine settimana, specialmente dai paesi più vicini, prendono la macchina o prendono il treno e vanno tutti a fumare a Amsterdam, e questo genera problemi, prima cosa, di ordine pubblico, un po' come a Firenze. Io vedo, vengono gli americani e i tedeschi a bere il vino perché costa molto meno, Firenze è famosa per il vino rosso, la Toscana, e poi la mattina ci sono in tutti gli angoli vomitate, bottiglie rotte, cioè crea dei problemi di ordine pubblico. A parte questo, il fatto che loro non hanno in realtà legalizzato, ma hanno solamente creato quella che si chiama una scorciatoia in qualche modo amministrativa, cioè loro hanno semplicemente leggermente depenalizzato e poi hanno invitato con delle circolari interne tutte le forze, non di polizia perché è amministrativo il reato, tutte le forze amministrative sul territorio a non esagerare nei controlli, per cui in realtà non è affatto legale quello che succede, soltanto sono invitati, e questo molto probabilmente a scopo di business da parte dell'Olanda. È vero che è un paese liberale, ma è anche un paese che ha sempre guadagnato tantissimo sulle cose che erano proibite da altre parti, come vedi anche per i sexy shop, per tutte queste cose, per le spezie
ai tempi di centinaia di anni Certo. fa, l'Olanda ha sempre guadagnato su ciò che gli altri paesi proibivano proprio come atteggiamento. Questo cosa ha creato? Ha creato che tu puoi vendere nel coffee shops, tu puoi andare a fumare nel coffee shop, però in realtà la coltivazione è pienamente illegale, per cui sì, ci sono i coltivatori che coltivano per rifornire coffee shop locali, però non è legale, per cui in qualunque momento in maniera arbitraria sono stati inquisiti, arrestati e fermati quelli che coltivavano. O puoi comprarla dall'estero, ma comunque sei sempre in collegamento con un mercato clandestino e Clandestino. illegale. E proprio in quello spazio in cui non è veramente regolarizzata, poi ci si infila tutta una serie di altri fenomeni, perché i ragazzi vanno lì a fumare, però anche trovano in strada quello che gli vende il crack, quello che gli vende l'eroina, quello che gli vende la cocaina, che non sono consentite nei coffee shop. In Olanda sono chiamate droghe leggere, derivati della canapa e funghi allucinogeni, che fra l'altro sono leggeri fino a un certo punto, bisognerebbe vedere anche lì tante cose. Però tutto il resto delle droghe è pienamente illegale come dalle altre parti del mondo. Però il fatto che tutti i ragazzi vanno a fumare ha creato un mercato indotto di centinaia Sì, di una spacciatori specie di che poi turismo. aspettano i ragazzi all'uscita dai coffee shop e gli propongono anche altre droghe. E quindi a un certo punto l'Olanda si è trovata assolutamente nella impossibilità di gestire tutta questa cosa. E fra l'altro c'è stato un cambio di governo. Comunque il governo olandese negli anni piano piano è tornato un po' più conservatore, un po' più verso destra, e quindi loro hanno pensato bene di comunque sì, il problema che tu avevi detto, io mi ricordo a Bruxelles tanti anni fa quando andammo col Partito Radicale nel 2004 per la discussione sulla Turchia, sull'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, la parlamentare olandese ci disse proprio: noi abbiamo delle difficoltà all'interno dell'Europa perché abbiamo delle legislazioni che sono talmente più avanti rispetto agli altri che siamo costretti quasi a fare dei passi indietro per adeguarci, mentre per voi, si parlava anche di eutanasia oltre che di droghe e di tante cose, mentre per voi è uno sforzo adattarsi alla nostra legislazione. Pensate che anche per noi è uno sforzo, perché per noi vuol dire tornare indietro per riuscire ad adeguare. Chiaramente in un'Europa unita, dove in Italia la canapa è il tunnel per le altre droghe, è la morte sicura, è una sostanza che fa buchi nel cervello, poi il ragazzo europeo senza nemmeno il passaporto va in Olanda e lì lo trova un prodotto venduto in tutti i negozi come le caramelle, è chiaro che un po' di confusione e di ambiguità in tutto questo Certo, permane evviva l'Europa ampiamente. Unita, insomma, potremmo Viva dire. l'Europa Unita, sì, se si riuscisse però anche Se un si minimo a riuscisse. adeguarsi, perché per esempio il Portogallo fa parte dell'Europa, se non sbaglio, no? In Portogallo c'è da 10 anni una legge che ha tentato una sperimentazione proprio di permesso per uso personale anche eroina, cocaina, non è punibile per uso personale o comunque ha delle pene limitatissime, e nel caso proprio di tossicodipendenza, nel caso delle droghe pesanti, il problema viene affrontato da una commissione della quale fanno parte psicologi, sanitari, ma neanche un poliziotto, cioè la persona viene presa in carico da una commissione che non porta divise, che non ha uniformi, che non lo chiude da nessuna parte, e loro in 10 anni hanno avuto prima cosa una diminuzione incredibile delle morti per eroina, perché poi la maggior parte delle morti per eroina sono morti da taglio, non sono morti da Certo, eroina, chiaramente. certo. Poi è chiaro che l'eroina a lungo andare la tossicodipendenza uccide, però le morti, quelle che abbiamo su strada, quelle cosiddette overdose, eccetera, Certo, sono proprio conseguenze dirette del proibizionismo. Perché o è un taglio inferiore a quello solito, per cui il tossico pensa di farsi mezzo grammo, invece in realtà se ne fa di più rispetto alla sì, percentuale di principio oppure ci trova attivo, dentro il oppure c'è l'ova marmo, il dentro che non si borotalco. sa, letteralmente che cos'è, perché nessuno te lo dirà mai. In Italia ci sono 500 morti di eroina ogni anno, e questa è una cosa che io fortemente imputo a Giovanardi, e trovo veramente una cosa vergognosa, perché potremmo averne, certo non puoi eliminarli del tutto, perché anche la Svizzera e il Portogallo una piccolissima percentuale l'hanno, ma sono ora, i numeri in questo momento non li so esattamente, comunque sono veramente limitati rispetto a quelli che abbiamo in Italia. Cioè la legge Fine Giovanardi, come del resto anche quelle precedenti, ma ancora più la Fine Giovanardi, è una legge che fa 500 morti l'anno, e questa è una bella responsabilità che loro Certo. si portano sulle D'altra spalle. parte sappiamo che il mercato clandestino risponde a delle grosse, diciamo, lobby di camorra, mafia, 'ndrangheta e quant'altro, e ovviamente con la previsione, con la possibilità di fare il massimo del guadagno con un poca sostanza, diciamo, Se tu, diluiscono, tra certo, se tu virgolette. equipari le pene, perché sono equiparate praticamente dalla legge Fini Giovanardi, avevi introdotto la non distinzione tra droghe leggere e pesanti, per cui è uguale. A quel punto chiaramente il guadagno con la cocaina e con l'eroina è molto maggiore, il rischio è minore, lo spazio che occupano per portarsene dietro Certo. è meno, insomma c'è una bella differenza. Tra l'altro l'erba in particolare ha un odore caratteristico molto forte che i cani riconoscono molto facilmente. Ci sono anche cani da cocaina, però quelli che girano nelle stazioni durante l'estate all'imbarco dei traghetti sono cani, e
addestrati più che altro sull'odore della canapa. E quindi chiaramente per lo spacciatore è molto più conveniente vendere polveri per lo spacciatore. E quindi ha tutto l'interesse a dire al ragazzo: no, oggi, come è sempre stato, insomma, io da quando sono giovane che vedo questa dinamica, che te compri il fumo regolarmente da qualcuno o l'erba, e poi un giorno ti dicono: no, l'erba non c'è. E dopo settimana: no, come non c'è? Però se vuoi c'è una bustina di qualcos'altro. Ed è una tecnica di Sì, marketing, perché poi alla fine il proibizionismo è un marketing, senz'altro. Poi sicuramente. una cosa che mi sono sempre chiesto: come mai questi cani riescono così a scovare, poi soprattutto per quanto riguarda cocaina e eroina, insomma, sostanze come tu dicevi che davano un odore meno forte, riuscivano a trovarli e a scovarli Beh, pure il cane ha un nascosti. sistema olfattivo ben diverso dal nostro, Sì, eh? un sistema Il cane olfattivo, sa ma più secondo sente quello me che noi non io, sappiamo. Li fanno diciamo, diventare dipendenti i cani con lì, ma appunto, cioè, non, dalla canapa no, perché non no, possono. appunto Infatti, dico. per la canapa usano il metodo Esattamente, come del tartufo, cioè gli danno il premio quando loro la trovano. esattamente. Sulla Invece per queste cocaina, sostanze sono purtroppo, vorrei la psicodipendenti pure certezza, non loro. la ho, però è una Perché poi cosa che pare che sento dire da sempre tanto tempo, trattino i infatti. cani in un modo speciale, però io qualche Non vogliamo dubbio, cioè, saperlo. non Io vogliamo non voglio saperlo. saperlo, veramente, proprio le bestie non voglio neanche saperlo. Comunque, Va abbiamo bene, fatto un piccolo excursus europeo. veniamo ai Sì, risultati esattamente. dell'assemblea di ieri, che io ho riunito per vedere un po' insieme ai compagni, ai miei compagni, ai miei iscritti, ma anche ad esterni, per vedere un po' come era possibile andare avanti in questa azione intrapresa dall'ARA, che era quella di rilanciare l'iniziativa antiproibizionista radicale, sia all'interno del partito, ma anche poi naturalmente all'esterno. E io mi sono presentato dimissionario dicendo che secondo me lo strumento dell'ARA è stato utilissimo, però aveva fatto il suo tempo e secondo me era l'ora di cercare di mettere in moto qualcos'altro, che io non so cosa può essere, però qualcos'altro che fosse in grado soprattutto di aggregare anche all'interno del partito proprio tutte quelle realtà radicali che operano sull'antiproibizionismo. Perché io quando io ho fondato l'ARA, l'Associazione Radicale Antiproibizionisti, era un annetto e due che di comunicati sull'antiproibizionismo all'interno del partito ne uscivano uno o due l'anno, quattro, vai, per un momento in cui era piuttosto dimenticato come argomento. E penso che anche grazie al fatto che comunque si è proposta l'ARA su questo argomento ha fatto sì che oggi questo risultato comunque io l'ho ottenuto, nel senso che oggi invece abbiamo diversi gruppi che operano e mettono comunicati e fanno azione su questo tema. Il fatto è che sono spezzettate e divise, perché abbiamo da una parte la LIA, che è la Lega Internazionale Antiproibizionista, che esiste nominalmente, non solo esiste nominalmente, ma è parte del pacchetto. Quindi quando fai la tessera al pacchetto ti Nel iscrivi anche senso alla che LIA. è Pacchetto parte del è è quando uno costituente si del Partito iscrive, Radicale è costituente, è una delle sette delle costituenti sette, sì, del Partito esattamente. Radicale Non Violento, Transnazionale È Trasvertito. trasportito. Esatto. Però poi dall'altra parte, se non nella figura del suo segretario, che è il senatore Marco Perduca, che indubbiamente è una persona molto esperta sul tema e interviene e spesso con comunicati, più delle volte sensati, oltretutto, dico, non è, voglio dire, non è una critica che porto in quanto alla sua politica antiproibizionista, però a parte quello, la LIA non esiste, cioè nel senso non ha un sito, non ha un tipo di iniziativa, non ha attività, non ha niente. Dall'altra poi abbiamo il gruppo di Torino, che è un gruppo molto attivo sulla riduzione del danno, sulle narcosala, Manfredi in primo luogo, Giulio Manfredi, che spesso firma comunicati con Mario Staderini, e sono molto attivi, hanno fatto una serie di azioni a livello comunale, proprio, e forse anche regionale, ma non vorrei sbagliare, proprio sulla riduzione del danno e sulle narcosalas. Poi c'è il gruppo Carla Rossi, ma anche Maurizio Turco, che poi alla Camera dei Deputati ha organizzato delle conferenze stampa su delle proposte di legge proprio economiche rispetto al mercato della droga e legalizzare il mercato della droga. Quindi esistono, poi c'è l'ARA, nel senso esistono almeno quattro, se non di più. Poi abbiamo tutto l'ex Cora, che non esiste più, però in pratica esiste, perché mi sento continuamente dire: ma il Cora faceva, no? Sì, Cioè che esiste come contrapposizione a qualunque cosa tu faccia. c'era quel Sull'antiproibizionismo però ragazzo, c'era il Cora, non mi ricordo capito? come si chiamava, c'era una voce particolare. Allora, questo Oddio, non, se mi scarico. dici la voce che ha particolare e basta, non Era so il che dirti. segretario, era. Oddio, non mi riesco Ce ne a sono ricordare stati adesso. diversi, ma stai parlando di Tipo Maurizio, di Raubo? Provenza? No. No, No, ok, va non bene. mi riesco. Comunque ci sono una serie, antiproibizionisti.it, che poi ha chiuso, che però è derivava dal Partito Radicale, perché comunque era fondata da Caforio, da De Angelis, da Sì, Contini. sì. Cioè ci sono l'ADUC stessa, che non è radicale, però comunque ha a che vedere, perché all'ADUC poi Andrea c'è la Turco, Andrea sede. Turchetti, anzi. Esatto, sì, all'ADUC poi c'è la sede di quella che è la Radio Radicale rispetto alla Toscana. Quindi voglio dire, comunque sono realtà legate ai radicali, sono almeno sei, se non di più. E tutti agiscono in direzioni non diverse, però mettendo le energie in punti diversi. Allora, siccome Occorrerebbero delle sinergie, come secondo si me, dice se noi oggi. fossimo tutti coesi in questo tipo di azione, si sarebbe già raggiunto risultati molto maggiori di quelli che abbiamo raggiunto.
io ho cercato di porre il problema adesso che abbiamo riportato all'attenzione, perché io mi ricordo 3 anni fa, per avere una commissione sull'antiproibizionismo ci volle due mesi di discussione forte da parte mia, e si riuscì ad avere una commissione sull'antiproibizionismo. Quest'anno abbiamo aperto il congresso col fondale antiproibizionismo, quindi è tornato al centro antiproibizionismo anche come democrazia, come non violenza, perché io lo intendo in un senso molto Certo. allargato. Per cui il risultato è raggiunto. Ora però va raggiunto il risultato di riuscire a individuare un obiettivo comune, non tanto con gli altri, ma tra di noi, perché con gli altri ci si riesce più facilmente, forse, Certo. capito? Poi penso anche a tutte le altre realtà che sono collegate all'antiproibizionismo, al detenuto ignoto, al radiocarcere, perché giustamente, come dicevano in chat, il problema delle carceri ha un fortissimo riflesso anche del problema del proibizionista. Perché il 39% degli arrestati in Italia sono arrestati per violazione diretta di quella che è la legge Fini-Giovanardi, quindi sicuramente io in qualche maniera vedo collegato anche certi diritti, il problema della sessualità libera, Certo. antiproibizionismo. Dicevo, una lista che si presentò al comitato e che ci fece conoscere, Luca Coscioni, antiproibizionismo sulla droga, sul sesso, sulla scienza, Sì, libertà sulla di ricerca libertà di ricerca scientifica. scientifica, Cioè, comunque io libertà penso di che su cura. questo tema veramente bisognerebbe essere molto molto più in sinergia all'interno del partito. Ho posto questo problema, mi sono rimessa da segretario, ho detto che questo strumento è servito a riportare il tema al centro, ma adesso bisogna andare avanti, andare oltre e cercare. E ho portato questo problema ai miei iscritti. Ai Esattamente. miei iscritti io semplicemente ho fatto un documento finale di dimissioni, in cui mi si incaricava unicamente come ultimo atto di sviluppare e continuare a sviluppare quello che è l'online dell'antiproibizionismo radicale, quindi blog, il sito, perché Marchese si è offerto di mettere in piedi un sito proprio dedicato, che poi magari lo teniamo aggiornato in Certo. tanti, perché lui non ha tempo, però ce lo consegna pronto per funzionare. E questa era l'unica cosa. E poi c'è stato Marco Velelli e Luisa Simeone, che hanno fatto un altro documento finale, nel quale invece si forma un gruppo operativo, lo hanno chiamato un gruppo operativo con nomi e cognomi. C'è una presa di responsabilità anche da parte di un certo numero di iscritti nel vedere le migliori maniere, se rifondare l'ARA, se riuscire a fondare qualcosa di nuovo che comprenda tutti. Però si sono dati come obiettivo proprio un lavoro su Sì. questo. E infatti a questo punto, se Riccardo mi ha ascoltato, volentieri sentire Riccardo, perché lui è proprio uno di quelli ai quali io avevo pensato quando avevo ipotizzato, anche fra me e me, diciamo, anche se io non l'ho proposto, perché alla fine sono rimissionaria, per cui per me aspettavo qualche candidatura a segretario, magari non c'è stata. Però comunque mi ero immaginata che poi si voleva continuare questo lavoro e un gruppo si sarebbe formato. E infatti io a Riccardo volevo chiedere, fra l'altro, non è che voglio la risposta in diretta se lui non ha un'idea No, immediata intanto sulla io volevo cosa, sapere se però Roberto ci volevo sta domandare, sentendo. bisognerebbe che tu mi facessi ripartire il video, Ah, ecco, perché è vero. bloccato da un pezzo. Mamma mia, come sono corto. Allora. Ci sei, Roberto? Non ti sentiamo più. Saremo in onda? Come lo potremo sapere? Non c'è l'audio nostro? Infatti. Mi sa che non abbiamo parlato da soli per un po', non vorrei. È No, la chiamata è operativa. La operativa, sì. Vabbè. chiamata c'è. Dalla chat ci dite qualcosa, ci sentite? Ah. Dalla chat ci dite qualcosa, ci sentite? Ah, sì, Oh, ci sentono, perfetto. perfetto, va bene. Ok, D'accordo. bene, Ah, sì, ci sentono. Ok, allora io allora devo abbassare l'altro volume. Un attimo solo. Così è meglio? Abbiamo un rimbombo metallico che sembra essere Un uno fil attimo, d'oro. Abbiamo un rimbombo metallico allora chiudo che sembra essere questo uno fil d'oro. e parliamo con quest'altro. E però D'accordo. non si sente con quest'altro. No, non ci sentiamo noi. Ma sentiamo Roberto poi? Speriamo, perché dovrebbe stare Come in speriamo? chiamata e dovrebbe esserci. Roberto? No, Roberto non ci sta perché non è attivo. Quindi a Ah, questo punto ci ha lasciato ci ha così a lasciato, ruota va bene. Allora libera. intanto magari invece Sì, Riccardo ci sta ascoltando e si prepara, e quando sì. Roberto torna Va bene. Allora si io fa no, sentire, dimmi. volevo soltanto sottolineare questa cosa importante che dicevi, che l'antiproibizionismo è in realtà un'idea che sta alla base di molte delle associazioni radicali, ma in realtà è un concetto, adesso non vorrei dire culturale o filosofico, ma in questo paese io credo che la paura fondamentale
fondamentale sia quella di dare la possibilità ai cittadini di esercitare la loro libertà, nel senso che viene praticamente messa in luce l'equazione tra esercizio della libertà e abuso, il che in realtà è una cosa appunto che è liberticida ed è assolutamente falsa. E questo lo valutiamo in tante cose, anche per quanto riguarda la ricerca scientifica, il testamento biologico, insomma tutto è proibito tranne qualcosa che ogni tanto per legge si consente e si concede, e poi ci sono gli spazi di illegalità che tutti conoscono e... Houston risponde, sì. Dispezzi nello spazio, siamo dispezzi. Ma io finché facciamo un giro nello spazio, siamo larghi lì. Non fa niente. Comunque, se ci sentono, possiamo continuare. Un'altra cosa appunto importante che è emersa, che appunto di cui volevo parlare, era appunto che all'ONU qualcuno si è accorto che l'antiproibizionismo, certo, è un qualcosa di interessante, di utile soprattutto. All'ONU? No. In realtà la Commissione Globale, la Commissione, sì, non è assolutamente una Commissione, okay, ONU, sì, magari okay, aspira a diventare, no, non è una gaffa, guarda che in tanti giornalisti molto autorevoli si sono sbagliati su questo aspetto. Abbiamo sentito Kofi Annan, allora. Sì, prima cosa perché al suo interno è fatta di 19 membri e 3 se non 4 di questi membri sono degli ex alti funzionari ONU, per cui appunto, sì, Kofi Annan. 2, ha usato tutte documentazione e dati dell'ONU, che sicuramente saranno bolliti, come ha detto Perduca ieri, i dati dell'ONU, però comunque sono autorevoli in quanto sono i dati dell'ONU e quindi sono aperti da quelli, perlomeno non si può sentire dire dall'ONU stessa che non sono giusti, certo, perlomeno, almeno quello. Però non è una commissione ONU, secondo me, e al mio avviso, che poi sto seguendo come si è formata da almeno 2 anni questa commissione, come ha lavorato per arrivare a questo punto, e comunque è un aspira a un ruolo perlomeno consultivo presso l'ONU, in vista del fatto che presto ci sarà una delle riunioni per, spero, riformare o comunque per vedere un po' a distanza di 50 anni, perché le convenzioni ONU sono del 61, per cui a distanza di 50 anni come siamo messi, se è il caso di riformare, se è il caso di cambiare. L'ONU assolutamente per adesso ha preso le distanze da questa commissione, non si è, però vediamo un po', perché poi nel corso dei mesi, tra l'altro, sicuramente i proibizionisti hanno dietro dei mezzi, ma sicuramente anche questa commissione non è una commissione come può essere l'ARA o come può essere l'ASCIA, cioè una commissione che alle spalle, oltre al prestigio, ha anche dei fondi, ha delle possibilità di finanziamento. E ieri anche lì mi sembra da qualcuno ha detto da Soros, c'è Soros dietro, ma può darsi benissimo, per carità, cioè, però d'altra parte sono soldi, dal mio punto di vista, meglio investiti. Può darsi, sono soldi meglio investiti comunque quelli che non quelli che si investono nella direzione opposta, per me, per cui ben venga chiunque sia che finanzia questo tipo di azione. Questa commissione ha valutato quelli che sono i danni del proibizionismo, quelli che noi radicali da decenni richiamiamo, il fatto che comunque, se anche non si può dimostrare, come ha detto Giovanardi, ma voi non potete dimostrare che con l'antiproibizionismo andrebbe meglio? No, perché non si può fare mai, chiaramente, è ovvio. Però quello che si può dimostrare oggi, che è una dimostrazione di logica inversa, cioè al contrario, è che comunque i danni del proibizionismo sono immensi e molto probabilmente sono superiori a qualunque tipo di beneficio che si possa essere riscontrato. Tra l'altro, i benefici non se ne sono avuti, perché il consumo delle droghe continua a salire alla grande e io adesso bisogna che chiuda, perché non posso. Questo è uno sketch pannelliano, potremmo dire. Eh? Uno sketch pannelliano. Sì, sì, della telefonata in diretta. In genere io mi ricordo di chiudere il telefonino, ma stavolta proprio non mi è venuto in mente, adesso lo spengo così. Perché Pannella non lo spenge, Pannella lo silenzia, Pannella, non si continua a sentire. È in contatto col mondo sempre. Non ti montare la testa, Claudia, non ti montare. No, io pure, ma che mi monta la testa, dai. Ascoltate un attimo, io voglio farvi, ne approfitto per interrompere, vi faccio i complimenti perché intanto, diciamo, questa prima mezz'ora è stata veramente molto interessante. Immagino che forse abbiate già dato un'occhiata alla chat. Ci sono delle domande. Domande di Viviani che mi chiede se sono, cioè, come valuto la giornata di ieri, la valuto molto positivamente, sono molto felice che siamo usciti comunque non soltanto decretando la morte dell'Ara, che comunque era una cosa che bisognava fare almeno nella forma in cui fino ad oggi è vissuta, però anche siamo usciti con la nascita di qualcos'altro che intanto è un gruppo che ha dei nomi e dei cognomi che adesso non ho dietro il documento, per cui non mi azzardo a citare perché non vorrei fare gaffo o dire cose sbagliate, del quale naturalmente ho accettato di far parte, ci mancherebbe, certo, io ho offerto tutto il mio sostegno, anche perché io comunque
in quanto sono la persona che più ci ha lavorato, ho i contatti, ho la Certo. documentazione, per cui è E ovvio poi che cerco di farne scusami la parte. banalità, ma noi stiamo a servizio di idee, non di persone. Appunto, Quindi. appunto per quello. Comunque, ragazzi, voglio farvi fare un passo indietro, perché mentre parlavate in generale di antiproibizionismo sono arrivate alcune domande alla chat che io ho appuntato. Ah, La ok, prima è questa, poi dopodiché vi lascio la parola. Bene ragazzi, chiede quante sono le famiglie che soffrono silenziosamente a causa di questo flagello libero e non legale? bene. Ah, guarda, le famiglie quante sono? Ora te lo dico quante sono le famiglie. Se ritrovo abbastanza velocemente. Intanto che tu cerchi C'è il stato, numero. ieri l'altro, c'è stato un seminario organizzato da Forum Droghe, Magistratura Democratica e il gruppo Abele. Allora, nel 2010 ti dico subito che sono stati segnalate 39.053 persone. Questo vuol dire che 39.000 famiglie si sono ritrovate alle prese, e qui non si parla di segnalazioni per uso, qui si parla di segnalazioni per problemi di reato proprio, perché poi se si guarda invece le segnalazioni per semplice consumo, vabbè, ora mi spiace, ecco, 40.000, sono altre 40.000. Per cui ci Ecco. sono 40 più 40.000, 80.000 persone, e quindi 80.000 famiglie che si sono trovate come minimo ad avere un problema in casa, perché comunque il ragazzo, il figlio, la moglie, il marito, Certo. per cui comunque un'occasione di discussione in casa, ma poi anche spesso una macchina sequestrata, un lavoro perduto, un avvocato da pagare, che ti viene altro in mente, cioè ce ne Soldi che sono, sì, sì, che si soldi succedono. e anche E un poi livello sappiamo che poi in conflittuale interno, certi. perché purtroppo poi non Sappiamo che tutti. in certi ambienti, diciamo, abbastanza ipocriti, diventa quasi una macchia che ti porti appresso, soprattutto nei piccoli centri, quello è drogato, la famiglia è strana, insomma, purtroppo. Eh certo, perché poi c'è una persecuzione vera e propria, cioè le persone, poi mi raccontava quel ragazzo che ha scritto Il Leone Bianco e Il Leone Nero, Nicosia, che lui vive in Sicilia, che c'è una persecuzione, nel senso che da quando lui per la prima volta è finito in questo giro, per cui è uno che fa uso di canapa, cioè ogni volta che lo trovano per strada lo fermano, lo portano in questura per acquisizioni corporali, che comunque sono in realtà pesanti, Molto capito? pesanti, Ecco, appunto, perquisizioni perché corporali, voglio tre dire, volte l'anno. diciamolo Quattro volte l'anno, per chi otto volte non lo sa, l'anno, cioè cioè le insomma, perquisizioni corporali comportano, diciamo, proprio interne al interne corpo, al corpo, ogni diciamo anfratto viene certo, ben certo. Ti mettono le mani visionato. anche in culo se vuoi sentirlo dire in termini Ecco. proprio, così come va bene, così ci si spiega ancora meglio, perché sennò Allora, sembra Calabria così. Liberata fa una domanda molto interessante, anche perché non evoca in un certo senso. Quella che è sempre stata la battaglia storica dei radicali collegata alle disobbedienze civili, e chiede Calabria Liberata: non possiamo rivolgerci a qualche giudice per la Fini-Giovanardi in quanto anticostituzionale? E quindi viene il discorso della disobbedienza civile, del processo instaurato, del rivolgersi al giudice a quo per sollevare la questione di legittimità costituzionale quando ritenesse la questione sollevata da un avvocato o da una delle parti non manifestamente infondata. Quindi, Claudia, la domanda è questa: a Sì. Guarda, quando la ripresa delle azioni di disobbedienza civili per cambiare queste leggi anticostituzionali e, aggiungo io, antidemocratiche? allora il problema qui sì, diciamo, c'è due aspetti. Intanto, tutte le disobbedienze civili, prima di Marco Pannella e poi di Rita Bernardini, tutti i 30 processi di Rita sono stati fatti appunto per arrivare al giudice e valutare poi la legge. E purtroppo è mancata, come si è detto anche ieri in assemblea, la pressione dell'opinione pubblica, perché poi nessuno l'ha saputo e quindi non c'è stata pressione, e quindi alla fine da questo punto di vista sì, c'è una buona giurisprudenza, però grossi risultati non ne abbiamo avuti. La disobbedienza civile vi chiede degli avvocati radicali, ben Ne convinti, in parlavamo poco fa, gamba, infatti. disposti a lavorare gratuitamente per l'idea e non per la loro, diciamo, Non per proprio per solo fare. esposizione, certo. Ecco, sì, ma nemmeno solo questa, cioè non per portare avanti la mia idea di giurisprudenza, per farmi un nome nella giurisprudenza, ma perché credo in quello che sto facendo. Cioè vi chiede delle persone che al momento, secondo me, purtroppo non abbiamo. E quindi al momento che si trovassero, magari esistono, ma come giustamente dice Rodolfo, magari esistono che sono radicali e non sanno di esserlo. Cioè bisogna comunque, io questo discorso di Rodolfo lo trovo giustissimo, e infatti l'ho portato avanti con la mia iniziativa della mia associazione. Io mi sono connessa, come avete visto poi ieri, che qualcuno ve l'ha portato, con persone che sono in realtà antiproibizioniste, forse non radicali, perché poi c'è da discutere, per esempio quel ragazzo stesso che ha i negozi di vendita Ah, di semi, Filippo. però sull'eroina ha una posizione completamente diversa, però
parlandone, voglio dire, alla fine è importante raccordarsi anche con altri antiproibizionisti, anche se non sono, non sanno l'essere o ancora non sono radicali. Magari può venire fuori anche degli avvocati che con entusiasmo potrebbero aderire all'idea, perché io se non ho chi mi difende, voglio dire, io non ho soldi per difendermi, per cui sarebbe una pazzia, cioè un egoismo inutile che vada a chiedere un Diciamo avvocato che questa è la d'ufficio, faccio condizione disobbedienza economica civile, più vada a diffusa, chiedere, ecco, ecco, vada a più chiedere un diffusa dei avvocato d'ufficio, consumatori. insomma. Per cui Brigida, un saluto antiproibizionista da Bolzano, un saluto anche a Ciao te Brigida, Brigida. io ho degli amici antiproibizionisti radicali a Bolzano, cioè una radicale e uno non radicale, ma veramente persone, Riccardo Vitale e Donatella Trevisan, che sono antiproibizionisti convinti. Tanti saluti. E quindi la disobbedienza civile, ben volentieri, ma ha bisogno di essere organizzata. Io avevo messo in mozione, il primo anno che ho fondato l'ARA, proprio una serie di disobbedienze, come fare a bucare il muro dell'informazione, perché il problema di quelle che abbiamo fatto, io sono disobbediente civile, sono uscito solamente sui giornali locali e lì sono rimaste poi alla fine dal punto di vista mediatico. Allora, come fare a bucare questo muro? Io avevo pensato, programmato di riuscire a organizzare contemporaneamente in molte città italiane delle disobbedienze civili, contemporanee a un'azione parlamentare, contemporanee a delle raccolte di firme, contemporanee a manifestazioni. A quel punto non possono più fare un sapere e basta su un giornale locale, ma in qualche maniera C'era sono un militante obbligati. radicale che aveva proposto qualcosa del genere, se non sbaglio, non mi ricordo chi, una cosa da fare nelle stazioni ferroviarie, praticamente in contemporanea con tutti, avvertendo la polizia che si sarebbe scesi con la piantina, con col seme, e farsi arrestare all'interno proprio del La polizia massimo, ferroviaria. cioè dove ci stava tanta gente, insomma, il più possibile Ah, il luogo. potessero. Ma sai, l'importante non è tanto che ci sia molta gente, perché se non c'è giornalista ci può essere anche Certo, 500 persone. certo. Cioè, a noi interessa il giornalista mica perché vogliamo farci vedere, ma perché il giornalista ci dà maniera No, è di chiaro, farlo sapere, invece che a di veicolare un 500, a messaggio. 50.000, a Certo. 500.000, perché se manca l'azione di massa sul tema droga, se manca un buon numero. E ieri tutti ci hanno detto, anche questi rappresentanti di realtà antiproibizionisti non radicali, ci hanno detto addirittura qui c'è un esercito che non ha capi, nel senso che ormai il movimento popolare è quasi di rivolta, perché la gente non ne può più, appunto sono decine di migliaia le famiglie coinvolte da questo, specialmente sulla canapa, poi oltretutto dico sulla canapa, che ha maggior ragione di tutte le altre, perché è una droga che non ha maggior italiani. Uno tsunami, C'è un diciamo. Sì. Ok. bombardamento? No, qui abbiamo sentito una specie di bombardamento di acqua. Ah, Ah! ok. Beh, C'è la tastiera degli antenati. Vabbè. più o meno mi sembra di aver abbastanza risposto alle domande che mi fanno. Dai. Volentieri. Certo. Tra l'altro sì, ha partecipato con me a Bologna quando siamo andati a una riunione dell'ASCIA, che è questa associazione che ho contribuito a far nascere e che è una unione di associazioni, tutte antiproibizioniste, non tutte locali, proprio sulla coltivazione Sì, domestica. dimmi. Sì? Pronto? Allora, aspetto che mi chiami tu? Sì. Ciao a tutti. Più o meno sì, io pecco di non avere ancora. Ciao Ciao Sassuolo! Claudia! Ciao Sassuolo! Ciao Riccardo! Ciao, ciao! Bello, No, ciao! io pecco di non avere ancora, di non aver né seguito né ancora visto l'assemblea dell'ARA, però l'ho già addocchiata sul sito di Radio Radicale, adesso ci vado a fare un salto, 4 ore e le troverò. E non ho ben compreso il discorso di Claudia. Allora, ho capito che l'ARA è in scioglimento, però non ho capito il Trasformazione. discorso mio, cioè dove... No, è in trasformazione, diciamo. Io mi sono dimessa da segretaria, nessuno si è candidato come segretario, per cui a quel punto non ci restava altro che dire, è morta, arrivederci a tutti. E
E due iscritti, Marco Belelli e Luisa Simeone, hanno proposto invece di creare un gruppo di persone che si riuniscano anche abbastanza spesso, ma anche online naturalmente, e che in qualche maniera prefigurino, programmino, lavorino in un gruppo creativo, attivo, che riesca in qualche maniera a cercare di capire e di portare avanti il lavoro nel frattempo. Perché non è che se domani mi chiedono di intervenire da qualche parte si può non andare o non mandargli Certo, nessuno, cioè comunque bisogna portare avanti il lavoro. certo. Bisogna fare, C'è caricare come si suol contenuti. dire, un know-how che non va perso. Esatto, bisogna caricare contenuti sul sito che Marchese ci prepara, per cui comunque c'è anche un lavoro Certo. creativo da fare. E poi un gruppo che anche discuta e prefiguri e riesca a capire come possiamo poi andare avanti, se rifondare un'altra area, se fondare un'altra cosa, se continuare a lavorare come gruppo. Tra l'altro partirà presto anche il gruppo antiproibizionista dei radicali italiani, nel quale Posso dire possiamo. una cosa molto forte? Dici, Sì! dai, forza. Vabbè, io non sono molto d'accordo su come viene gestito. Me ne dispiace per Perduca, che è una bravissima persona, però per me questa LIA sregolata, senza regolamento, senza l'elezione di un rappresentante, senza, che comunque percepisce la sua quota del pacchetto, a me Ma non tu non sta ci hai bene. ascoltato perché abbiamo detto anche noi prima. Proprio Ah, no, uguale, uguale. no, no, ho sentito il riferimento tuo molto morbido su Eh Perduca, il sì, mio meno. sono io che devo parlare male di Perduca, ci mancherebbe. Cioè, mi sembra che ho No, fatto no, no, già no, ben dato, anche voglio dire. Ne ho su portato le Perduca. conseguenze, ma ho già dato, grazie. No, mi Roberto, impegno, per far condicio dobbiamo ma chiamare anche impegno Perduca. gravoso al Senato, perché parliamo di un senatore. Ok, ci mancherebbe. Un impegno gravoso al Senato e affronta la questione a livello internazionale, perché la LIA non è Lega Italiana, è Lega Internazionale, anzi. Internazionale, esatto. Ma comunque ieri, Sì. scusa se ti interrompo solo un secondo, ieri c'era Perduca, ha ascoltato tutta la mattinata e io comunque ho portato il problema della LIA, ho portato il problema anche delle votazioni sui test antidroga, però non ha, voglio dire, non ha ritenuto opportuno doverci onorare di un suo intervento e no, di rispondere a qualche domanda che era implicita nella mia relazione. Quindi voglio dire, Io non è che non lo citiamo. sul lavoro di Perduca, cioè, è un senatore, sta portando benissimo avanti anche la questione di politica estera. Per me, come l'affronta Perduca, a me sta molto bene come radicale. Però io chiederei, anche se è caso a Stanzani o comunque anche allo stesso Perduca, io non so neanche com'è regolamentata la LIA, Stanzani che non c'è mette uno statuto, un regolamento, delle cariche elettive. Come gli altri soggetti. Questo che io non ho provato a cercare proprio non al sito, ma anche sul sito del Partito Transnazionale, non c'è una regolamentazione interna della LIA democratica. questo io chiedo, a prescindere da Perduca o non Perduca, cioè, Certo, questo sono io chiedo. d'accordo con te. È proprio per questo, cioè nel senso che quello che io desidero, come ho detto prima, ho cercato di esprimerlo, proprio di riuscire a capire tutti i movimenti radicali sull'antiproibizionismo, quindi LIA compresa, anzi LIA in testa, com'è che vogliamo riuscire a renderli coesi, sinergici, come si dice, per poter, perché? Mica perché ce l'abbiamo con nessuno o penso che io faccia meglio di un altro, ma per riuscire a renderla, a rendere l'iniziativa radicale antiproibizionista più forte e più incisiva. Perché se non chiariamo appunto questi rapporti, se non riusciamo a lavorare insieme, non si va da nessuna parte o comunque si disperde un sacco di energie. Per cui sono pienamente d'accordo, non so bene dov'è che possiamo portare questa richiesta, perché al Comitato di Radicali Italiani chiedere della LIA non c'entra niente. No, 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 al Partito Transnazionale. Al Transnazionale, e io infatti spero tantissimo che finalmente alla fine di quest'anno veda il congresso del Transnazionale che io auspico quasi a ogni intervento dal 2013, cioè dall'ultimo congresso. Io auspico che, e Marco Pannella sta cercando comunque, dato delle scadenze. Ora bisognava andare a fare il Consiglio Generale entro maggio e ancora purtroppo non si è convocato. Dovrebbero esserci due Consigli Generali, maggio-settembre, propedeutici a un congresso a novembre-massimo-gennaio. Speriamo che molto velocemente si riesca perché è in quella sede che vanno portate poi queste domande, naturalmente. Nel frattempo però non è che si può stare a non fare niente perché io mi sono dimessa, cioè bisogna che comunque l'iniziativa e le cose vadano avanti. Io faccio parte di questo gruppo di cui ti parlo che si è creato dall'ARA e nella mia intenzione te sei uno di quelli che secondo me sarebbe più che motivato e più che adatto a lavorarci. Io ho l'adesione di Francesco Poirée anche e degli altri che ieri si sono segnati, che mi sembra. Dell'associazione Tortora, Sì, giusto? esatto, sì. Di Milano. C'è Gabriele.
artista, cioè c'è una serie anche di ragazzi giovani che possono essere molto utili anche sul fatto telematico e che comunque sono utili perché vivono questa situazione, hanno un polso della situazione, delle volte anche maggiore del mio, perché io comunque sì, frequento molti ragazzi, frequento molti gli ambienti, però magari per me le persone giovani come te, come Gabriele Di Battista, come poi me, cioè siete proprio le persone adatte per avere idee, per poter discutere di questi temi e magari anche per poter ideare delle iniziative. Oltre che come portare avanti l'ara o non ara che sia, ma anche su cosa fare effettivamente per riuscire a smuovere un attimo questa situazione che in Italia è veramente. Io sulla mia, che poi dopo te l'ho sempre, non so se sono stato sempre preciso, perché io tecnicamente sull'antiproibizionismo, parlando di legge o non legge, ho una qualche difficoltà, ma quello che a me dà fastidio, ed è quello che in chat si è letto un po' anche fino adesso, da Calabria Liberata soprattutto, è questa totale discrezionalità da parte dei giudici alla fine di decidere se chi viene sorpreso con detenzione di sostanze sia uno spacciatore o un consumatore. Certo, c'è una sentenza della Questo. Cassazione, lo sai? Di 3 giorni fa. Ma ce n'è più di una. Allora. Perché si va a culo. Cioè, se il giudice è un giudice, diciamo così, tra virgolette, un po' più antiproibizionista di un altro, magari ti dà l'uso personale, non ti dà lo spaccio, ma non c'è un. La Fini Giovanardi non è molto chiara su questo punto, non è No, per neanche. niente. Quindi, No, in fra l'altro questo. c'è anche il problema che tu vai a comprare una sostanza, ma in realtà tu non puoi sapere quanto principio attivo c'è dentro, perché ti vendono un pezzettino di fumo e tu non puoi sapere quanto THC c'è, a meno che non ti porti dietro il piccolo laboratorio. Sì, Per cui tu non piccolo sai giuro. letteralmente se stai commettendo un reato Certo. amministrativo o penale. C'è anche questo fatto. Fra l'altro ieri abbiamo avuto l'intervento di Manuela Selber, che ha notato giustamente, secondo me, come il principio costituzionale violato è quello dell'uguaglianza davanti alla legge, Della perché dice legge, sì. perché io che bevo sono considerato in maniera diversa da io che fumo? Cioè, tutti dovrebbero essere Vabbè. uguali di fronte alla legge, no? In realtà Diciamo non è che è come sbagliata se come lo idea, stesso proibizionismo fosse applicato all'alcol. Si trattasse sullo stesso piano uno tabacco. che si ubriaca col whisky, un bicchiere di whisky, un bicchiere di vino, Ma insomma, siamo pian bene che il proibizionismo è una regola che permette una spartizione di mercati e basta, non ha un cioè un fondamento. marketing, come vado sempre Quindi. dicendo, marketing. Quindi, no, è solamente quello. No, e quello più c'è la proposta di legge, mi pare, aiutami se sbaglio, per la parificazione della coltivazione di cannabis all'uso personale, quindi una Esatto. sorta di interpretazione alla fine Giovanardi per la coltivazione. Cioè, Certo, chi dice, viene. perché la stessa cima che mi trovo in casa deve essere penale se l'ho coltivata e invece amministrativa se l'ho comprata dando i soldi oltretutto alla mafia? Certo, c'è la proposta di legge ed è su quell'obiettivo, su quel singolo obiettivo che è stata fondata l'ASCIA, che si occupa proprio Esatto. di sostenere questa proposta di legge per come primo gradualissimo primo passo, equipararla, per cui sì, è amministrativo se c'è una pianta sul giardino, per cui puoi farmi la multa, cioè però amministrativo, ma non mi ammanetti e non mi porti in carcere. Ed è C'è fondamentale. un'altra questione. Poi dopo, Dai. se posso. E poi C'è sì, un'altra tocca questione. a Per esempio, sulla patente di guida sapete bene che ci sono sostanze che permangono nel sangue molto di meno che non la cannabis. La cannabis, fra i benefici e comunque i non malefici che le vengono attribuiti, ha purtroppo quello di lasciare tracce nel sangue molto più a lungo delle altre sostanze. Non è una cosa che è maligna, è solamente un dato di fatto. Resta anche fino a 30 giorni, correggimi se sbaglio. E se si viene sorpresi a guida, come se, diciamo sotto l'effetto di questa, neanche sotto l'effetto, se si viene controllati, ecco, se si ha nel sangue o meno la presenza di cannabis, si viene sanzionati ugualmente come se la si avesse appena assunta, quando è una cosa che non è determinabile, cioè si guarda nel sangue e si dice, boh, tu magari l'ho assunta 20 giorni fa, però mi sanzionano alla stessa maniera di come se uno l'avesse appena assunta, perché non esiste, non c'è un metodo scientifico-tecnico che permetta di distinguere fra l'assunzione a corto e a lungo termine. E quindi se io ho assunto. Se io ho consumato ieri sera, se ho consumato un'ora prima di guidare, vengo sanzionato alla stessa maniera di come se l'ho consumata 20 giorni prima, e quindi l'effetto è abbondantemente calato, ma nonostante questo vengo comunque.
No, non solo, ma addirittura viene sanzionato, nel senso che non ti viene data la patente, addirittura viene sanzionato se tu vai a prendere la patente, che chiaramente a prendere la patente uno non ci va guidando perché ancora non l'ha, viene fatto un test e tu perché hai consumato 3 settimane prima viene sanzionato perché si presume che tu Sì, consumerai anche tutte le volte che guiderai, che è certo. proprio una cosa assurda. E poi, come dice giustamente Rodolfo in chat, l'importante è capire se sono in grado di guidare, no? Cos'è che ho assunto. E Anche comunque ha qui c'è una ragione lui, la presunzione. canapa, con questo problema che i cannabinoidi stanno in circolo anche per Sì, 3 settimane o un sì. mese, è gravissima la cosa, perché te mi vieni a dire che io sto guidando, Certo. magari sto andando a 50 all'ora con la cintura, io No, dico no, ma sempre. quello che dicevo prima, si penalizza anche l'uso responsabile, cioè uno nella sua abitazione. Utilizzare una sostanza e magari non stare in condizioni di guida e non guida per magari 2 giorni, poi dal momento in cui riacquista appunto le sue facoltà piene, appunto ricomincia a fare una vita normale, a guidare, ok, e nonostante questo, nonostante si sia adoperato per un utilizzo responsabile, viene penalizzato come chi invece in realtà non utilizza questa sostanza in modo responsabile, magari si mette alla guida in un modo che sta fuori di sé ed è pericoloso, insomma. Esatto. È una cosa, un'equiparazione assolutamente liberticida e falsa, insomma, anche penalizzante e ingiusta, profondamente Appunto, siccome il ingiusta. problema è grosso, perché poi è uscito ieri l'altro il nuovo sito di Giovanardi e Serpelloni proprio sulla canapa, c'è cioè un nuovo sito Wow! fantastico, fantastico. Uno deve andare a vederlo perché non ci può credere, in cui si continua a Ma tu lo ribadire. sai che l'abbinata Giovanardi di Modena, NEC di Sassuolo, abbiamo realizzato proprio in queste zone quello meraviglioso spot dove c'è l'assalto al, Certo. come si può dire, fatti la vita, non farti, com'era lo Sì, no, non mi ricordo lo slogan, mi ricordo questa donna che diventa un questo, mostro, che per avete lei fatto qua voi uno spot? io. Avete fatto voi uno spot, Riccardo? No, Giovanardi, Ah, quello no, di no, dico, Giovanardi. È girato lì nelle rivendico, zone super. rivendico Sì. negativamente la paternità del luogo di questi signori, Giovanardi di Modena, neanche quello che ha scritto Allora, la io volevo un attimo canzone. rispondere. Claudia, scusami un attimo, C'è se Brigida che mi sta Claudia, rivolgendo una serie di sì, domande in Claudia, chat. io intervenivo proprio per questo da Esatto, umile visto, infatti. latore delle domande della chat. Vado, Allora, allora, dunque, innanzitutto vieni. Brigida fa una domanda alla quale avete già risposto, quindi le rispondo io. Il gruppo operativo proposto da Simeoni si è già costituito? Se sì, chi ne fa? Simeone, una cosa Simeone. Ah, Simeone, è scritto Isa male. Simeone, È sì. già, si è già costituito? Se sì, Allora, chi si è ne fa parte? costituito. Allora, si è costituito, diciamo, un inizio, perché chiaramente abbiamo preso i nomi di coloro che erano lì presenti. Ora io ti dico, non vorrei sbagliare, però ne faccio parte sicuramente io, Luisa e Marco Belelli, perché sono quelli che l'hanno proposto, e di quelli che erano lì hanno accettato di farne parte Andrea De Liberato, Gabriele Di Battista, te non c'eri? No, no, io purtroppo Allora, non io ero lì. comunque adesso, la prossima cosa che faccio lunedì mattina, insieme a Gabriele e a Luisa, chiaramente, insieme a loro, è di mandare una mail a tutti, non solo gli iscritti, ma anche ai contatti, per far presente le conclusioni di questa assemblea e chiedere a tutti quanti chi vuole entrare a far parte di questo gruppo e chi vuole lavorare su questo. Chi entra a lavorare nel gruppo operativo chiaramente deve essere disponibile almeno a collegarsi una volta alla settimana, però tutti gli altri non è che vengano abbandonati, riceveranno regolarmente informazioni su come sta andando avanti e su quello che stiamo facendo. Per cui, Brigida, a parte il mio accordo sul fatto dell'Europa, che è un discorso un po' lungo, però sono pienamente d'accordo con te, se tu ci scrivi una mail qui adesso sulla chat, io anche te ti faccio sapere esattamente poi come va avanti questo E gruppo e tutto infatti lo diciamo per chi in questo momento non è in chat ma ci sta guardando magari sul canale YouTube di TV il resto. Perché io do la Radicale, mia mail c'era invece. Brigita che faceva questa proposta domanda: se già esistono contatti con altre Sì, realtà esistono. antiproibizioniste italiane, forse nei prossimi mesi si può provare a creare contatti con altre realtà europee. Che ne Già pensate di esistono. passare al coinvolgimento dell'Europa per far cambiare le leggi italiane? Sono d'accordissimo, esistono già i contatti, non solo con gli antiproibizionisti non radicali, che andrò a un raduno la settimana prossima e comunque sono già avviati, ma esiste già un inizio di contatti anche con realtà antiproibizioniste europee. Per cui sì, esistono e sono pienamente d'accordo su questo. Allora, se poi non si vuole dare la mail, giustamente siamo in una chat, comunque. Antiproibizionisti radicali @gmail.com. Chi è Ok, lo devo interessato lo trovare anche la scrive, cosa. lo scrivo anche sulla chat. Lo scrivete Sì. Gianni. Vabbè, lo scrive Gianni sulla chat e chi vuole magari mi manda una mail, così io poi lo metto o nel gruppo operativo o in coloro che vogliono essere informati su
su quello che... E così poi Riccardo mi risponderà anche te, ti scrivo anche a te naturalmente, non è che ti volevo mettere alle strette in diretta su niente. No. Oh, e c'è la festa di Felina a luglio. C'è la festa di Felina a luglio, io cerco veramente, mi... quando è? Mi dimmi la data? 15, 16, 17 luglio se non erro. E Felina è vicina. Non è una festa antiproibizionista, no, è una festa sulla canapa, quindi... Perfetto, ma questa festa, ascolta, è vicina, no, punto com. È vicina a Sassuolo, Felina? Non ho neanche un'oretta di macchina. Un'oretta di macchina, vabbè, vediamo di organizzarci, magari almeno una giornata ce la passo con voi. Io volevo, sì, io volevo, se riuscivo con l'associazione nostra, adesso so che loro, non essendo proprio antiproibizionisti, ma essendo solamente promotori della cultura della canapa, insomma, con tutti i materiali e gli usi che si possono fare della canapa, e questo comunque è il discorso della festa, di realizzare un tavolo nostro lì. Adesso bisogna sentire un po' quanto c'è da pagare, comunque le nostre intenzioni è comunque di presenziare quella festa. Se verrai sarò molto contento. Sarò volentieri con voi se ne ho la cioè se minimamente mi è possibile dal punto di vista, come sempre, di soldi per il biglietto e di ospitalità poi lì, perché i miei problemi sono sempre quelli. Io se no sarei sempre ospitalità e vai tranquilla. Perfetto, allora troverò la maniera di trovare i soldi per il biglietto. Perfetto. Ecco, purtroppo siamo arrivati al termine dell'ora di trasmissione prevista per una leggera euforia. È volato il tempo, è volato veramente il tempo, e questo significa che la trasmissione è stata fatta molto bene da Gianni Colocione e Claudia Sterzi, con l'intervento di Riccardo Macchioni. Incombe il prossimo evento in palinsesto, che è l'Enigma americano. Quindi salutiamo Riccardo Macchioni, salutiamo Claudia Sterzi e Gianni Colacione, e alla prossima puntata di una leggera euforia. Bene, e...